Montepulciano, in questo percorso di valorizzazione che è iniziato da qualche anno e sta producendo importanti frutti. Sì, noi l'abbiamo raccontato tutto, tra l'altro esce una copertina per il numero di Natale proprio per declamare che è una delle regioni più virtuose che c'è in Italia e in questo momento è proprio l'Abruzzo. Lo raccontiamo ormai normalmente perché siamo degli ottimi cronisti, vogliamo proprio fare la cronaca di quello che sta il paese facendo in questo momento per il vino italiano e credo che oggi è veramente il miglior paese al mondo. Come sommelier e come degustatore anche del buon vino, come è cambiato il vino abruzzese in questi anni e in particolare il Montepulciano? Ma guarda, il vino in generale italiano cresce di qualità, le regioni crescono di qualità, l'Abruzzo fa parte di quella crescita culturale e di qualità che l'Italia si è messa in testa di fare ormai da diversi anni. Poi il vino italiano non ha così questa grande vecchiaia, io credo che il vino italiano di qualità nasce una sessantina, 70 anni fa. Quindi in questi 70 anni l'Abruzzo è stato uno dei promotori della qualità.